Disney festeggia il 40° anniversario di Robin Hood con un'edizione speciale Blu-ray che ripropone il cartoon con un nuovissimo restauro video e audio. Robin Hood è il primo film andato in produzione dopo la morte di Walt Disney. Come è noto, negli anni 70 la compagnia elaborò una serie di musical cartonati che avevano tutti in comune dei protagonisti animali. Si pensi ad esempio al Libro della Giungla del 1976 e gli Aristogatti del 1970, che hanno preceduto di qualche anno il 21° classico Disney che ora andremo a riscoprire in alta definizione. Seguiteci. Lo sai che ti dico, Robin? Tu corri troppi rischi. Rischi? Vorrai scherzare. Quella è stata una sciocchezzuola, Little John. Ah, sì? Guardati un po' il cappello. Vuoi lanciare una nuova moda? Ah, che gentili, avevo bisogno di rinfrescarmi le idee. Il video di Robin Hood viene proposto in Full HD, nel formato di immagine 1.66:1, che è una via di mezzo tra il 4 terzi delle vecchie VHS e l'1.75:1, che è un tantino più stretto del 16 noni, ed è anche il rapporto che Disney consigliava agli esercenti al momento dell'uscita in sala. Questo formato ibrido lascia delle piccole bande nere verticali ai lati e quindi va a tagliare maggiormente in orizzontale. Comunque i tagli non sono eccessivi. Questo nuovo ritaglio è la giusta via di mezzo per soddisfare sia i puristi che non vogliono perdere nessun millimetro del frame e chi invece vorrebbe godersi il restauro widescreen, senza bande nere. I tratti sono grassettati e ben delineati. La solidità dei contorni neri regala al quadro un'ottima tridimensionalità, infatti personaggi e sfondi interagiscono al meglio, senza per forza fondersi in modo piatto. La saturazione dei colori è ricca ed è forse l'aspetto che meglio ringiovanisce il cartone. Al contrario del restauro della Spada nella Roccia, qui Disney ha dosato bene i vari filtri di rimozione della grana. Si riesce ancora a percepirla in alcune sequenze buie, mentre è quasi del tutto assente nei disegni diurni. Quello che il trasferimento di Robin Hood perde a livello di grana lo guadagna però in nitidezza dei contorni, al punto da riuscire a svecchiare l'opera di almeno 30 anni. L'elemosina, l'elemosina per i poveri. Ma... Beh, finora è stata una piacevole mattinata. Continuate a risparmiare. Il reparto audio propone la lingua italiana in Dolby Digital Lossy 5.1, mentre quella inglese in DTS HD Master 5.1 alla profondità di 24 bit. Il francese e il tedesco sono codificati in DTS HD High Resolution, lo spagnolo, il catalano, l'olandese e il polacco invece sono in Dolby. Ogni traccia poi è accompagnata dai suoi sottotitoli. Il restauro sonoro deve necessariamente limitare i suoi benefici dal momento che la fonte è una traccia monofonica. Si sente un leggero fruscio di fondo, ma questo non impedisce la comprensione dei dialoghi. I retrocanali riproducono la colonna sonora con vigore, grazie all'intervento del subwoofer. Non si può parlare in questo caso di una ricca esperienza surround, ma sicuramente di una traccia fedele all'originale, pur con le sue imperfezioni. Il numero uno in persona. Come siete bello! Ha molto stile, eh, bis? Du savoir-faire, là, n'est-ce pas, bis? Nei contenuti speciali ritroviamo gli extra delle passate edizioni DVD, ma con una nuova aggiunta. Un finale alternativo di 8 minuti, presentato con uno storyboard in bianco e nero e accompagnato dalla voce dei doppiatori. Comunque, i vecchi speciali più il nuovo finale assicurano oltre un'ora di curiosità, tra cui alcune anteprime Disney, le gallerie d'arte e l'opzione karaoke. Il disco utilizzato da Disney è un Blu-ray da 50 GB, sfruttato al 75% circa. Buona parte dello spazio è occupato dalla traccia video, che vanta un flusso dati encomiabile, dai picchi di valore altissimo. L'edizione Blu-ray di Robin Hood sfoggia un restauro solido, che segna un buon passo avanti rispetto alle vecchie videocassette e DVD. Dopo 40 anni il lifting era necessario, ora speriamo che Disney continui a curare allo stesso modo i titoli restanti in catalogo. Cliccando sulla locandina troverete la video recensione del Blu-ray disc della Spada nella Roccia. Continuate a seguirci su badtaste.it e se volete iscrivetevi al nostro canale YouTube. Alla prossima!